l'ultima mezz'ora con un ospite che siamo molto felici tantissimo di avere di nuovo in onda con noi. Tra l'altro c'era già stato qualche mese fa, proprio alla vigilia dell'appuntamento col Gran Premio d'Italia del Mugello. Sì, abbiamo sì. in linea con noi Franco Uncini. Ciao Franco. Ciao Franco. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. È un grande piacere sentirti. Franco Uncini, ex pilota, campione del mondo, da ormai diversi anni responsabile della sicurezza per tutto il circus del motomondiale, gara per gara. Quindi uno che insomma fa una vita tendenzialmente piuttosto impegnativa, tra marzo e novembre, sempre in giro per il mondo, weekend dopo weekend, gara dopo gara. Vero Franco? Posso aggiungerti anche che veramente anche da novembre a marzo sono sempre in giro per il mondo. Ah, perfetto. Devi sapere che io da marzo a novembre seguo le gare e chiaramente poi lì a fine gara parlo con i vari circuiti per quelli che sono i miglioramenti da fare nell'anno a venire. Quello successivo. Poi da quando finisce il moto mondiale, da novembre a marzo, chiaramente sono in contatto con tutti i circuiti per sapere come stanno lo stato dei lavori e qualche circuito che magari ha qualche difficoltà a fare quello che io ho richiesto o qualche difficoltà della lavorazione di quello che è stato richiesto, per cui mi richiamano per una visita in loco. Quindi per cui ti tocca pure muoverti. Certo. Quindi per me veramente tutto l'anno. Il mio mondiale non finisce mai. Mi piace quando mi incontro le persone che mi dicono: ah, che bello adesso che hai finito il moto mondiale. Infatti uno penserebbe, è vero, invece niente. Beh, diciamo che magari ti prendi qualche settimana, ma poi dopo è ora di ripartire di nuovo, ecco. Diciamo che, come ci stavi raccontando poco fa fuori onda, in questi giorni direi più che meritatamente stai facendo il nonno, sì. Giusto? Esatto, che anche quella è un'attività, non pensate, è mica da poco. È un'attività bellissima che ti dà tante soddisfazioni. Ma fare il nonno a tempo pieno, o meglio, essere con il nipotino sempre al suo fianco e cercare chiaramente di insegnargli, di distrarlo, di farlo divertire, ma anche di curarlo, perché magari, sai, di questi periodi qui un po', se vuoi, il raffreddore, la tosse. Certo. Vero. Ci siamo divertiti io e lui e siamo stati una mezz'oretta nella grotta del sale, abbiamo preso un po' di, siamo andati a divertirci un mondo, siamo diventati tutti bianchi da morire. Siamo entrati in doccia vestiti come eravamo, certo, per forza vedi che si torna bambini. Dopo il resto chiaramente sono nei momenti in cui lui riposa, chiaramente mi metto lì in mano al computer e guardo tutte quelle mail che purtroppo, ahimè, ne arrivano. Sono tante ogni volta che apro il computer. Senti, come si chiama il nipote? Come si chiama? Romeo. Un bacio anche da parte nostra, un grosso abbraccio. Un grande bacio. Senti, grazie tanto. Hai seguito tutta la stagione dall'inizio alla fine, tra l'altro è stata una stagione chiaramente molto intensa e io provo a immaginarla anche dal tuo punto di vista. Ci sono state anche gare delicate, no? Sotto il punto di vista della sicurezza. Penso tra le ultime, per esempio, Phillip Island con quel gran vento, o la stessa Valencia, dove per esempio nella gara della Moto 3 ci sono stati degli incidenti anche piuttosto seri, fortunatamente senza grosse conseguenze per i piloti. Dal punto di vista tuo, del bilancio, che stagione è stata? Molto positiva a livello spettacolo, a livello piloti, la relazione con i piloti è sempre ad altissimo livello, per cui siamo contenti, perché devi sapere che diciamo che tutte anche le mie richieste vengono anche confermate e fatte dagli stessi piloti, perché ogni venerdì è il primo giorno di prove, ci riuniamo con tutti i piloti MotoGP, però loro sono anche rappresentanza della Moto2 e Moto3 e spesso portano sul tavolino alcune problematiche della Moto2 e Moto3 e quindi ogni venerdì alla fine delle prove facciamo una riunione dove io metto sul tavolo la piantina del circuito e chiedo loro quali sono i problemi delicati che loro hanno riscontrato. Ovviamente sono tutte cose che servono poi per l'anno successivo, perché dopo questa riunione io faccio un elenco delle problematiche, ne discuto con il circuito e poi appunto questa richiesta è fatta per il miglioramento dell'anno successivo.
Poi ecco dove viene anche il mio lavoro invernale, perché laddove loro dicono sì che le cose si possono fare, però nel momento in cui iniziano i lavori magari qualche problema sorge, a quel punto lì devo intervenire, devo andare a vedere le problematiche che sono sorte sul circuito e cercare di risolvere insieme a loro, certo. un gruppo di studiosi, ingegneri o chi sia, e cerchiamo di fare al meglio, di avvicinarci a tutte quelle che sono le nostre richieste. Senti, tu che hai a che fare con i piloti anche dal punto di vista, diciamo, umano, no? Nel senso che noi siamo abituati a vederli in pista, li ascoltiamo, li vediamo sempre in veste ufficiale, quindi davanti a un microfono quando rilasciano delle dichiarazioni alla stampa. Tu invece che ti relazioni con loro anche in contesti anche molto importanti, come quelli legati appunto alla sicurezza di circuito o a magari quelli che possono essere i punti critici di un percorso specifico, che impressioni hai? Che persone sono? Quali sono quelli, per esempio, più attivi, più attenti, guarda, più sensibili? Allora, stupendo, nel senso che, allora, tu devi sapere che loro, a differenza di quando eravamo noi piloti, no, di circa 20-30 anni fa, qualcosa del genere, e cosa succedeva? Che noi si chiamava, infatti, il moto mondiale si chiamava Continental Circus. Perché? Perché era un circo, eravamo tutti insieme. No? Sì. Oggi, questi piloti hanno difficoltà a comunicare tra loro, perché gli impegni sono così tanti e sono così schedulati che praticamente hanno pochissimo tempo per colloquiare tra loro, interagire e stare con un l'altro po' di tempo insieme. E l'unica forse vera occasione dove si riuniscono tutti è proprio questa safety commission che facciamo il venerdì dopo la seconda sessione di prove, dopo la seconda tornata di prove. E stanno tutti insieme e guarda, è diventata una cosa così bella, piacevole, perché è divertente con macchiette tipo Carl Crashoff che le battute ne fa una dietro l'altra. Lui mi sa che è un fenomeno come personaggio. Abbiamo la sensazione, a tono, insomma, quindi è una cosa impegnativa, chiaramente molto professionale, perché si parla di migliorie che dobbiamo fare per l'anno dopo, eccetera, però nello stesso tempo anche rilassante, divertente, piacevole, insomma, quindi è un momento di relax per loro, tra virgolette anche per noi. Poi ovviamente io chiaramente tra le loro battute devo prendere in mano carta e penna e scrivere tutte quelle che sono le migliorie da dover fare per l'anno dopo, ed è una cosa veramente piacevole, insomma, bello, i molto top bello. Rider insieme diventano una cosa piacevole e divertente, anche perché probabilmente adesso qui io invento, ma poi mi confermerà tu se è vero, anche perché probabilmente in quel contesto lì si sentono protetti, cioè una stanza chiusa dove ci siete voi, non ci sono telecamere, vero, non ci sono giornalisti, non ci sono filtri. Al mio fianco chiaramente c'è Loris Capirossi, c'è Carmelo Espeleta, il grande capo, e Carlos Espeleta, per cui diciamo loro, vedere noi quattro, e chiaramente Carmelo Espeleta è il grande capo, è quello che ha la bacchetta magica e quello che vuole fa praticamente, per cui diciamo è lui che dà anche le garanzie, perché laddove i piloti chiedono a me qualche cosa, io dico ok, penso si possa fare, Carmelo mi appoggia caldamente questa mia conferma e mi dice no, vai tranquillo, vai, richiedi e facciamo quello che è necessario. Per cui alla fine abbiamo fatto una grande famiglia in questa oretta che stiamo insieme, perché praticamente a metà pomeriggio facciamo questa oretta di colloqui e in cui loro si sentono veramente cautelati, si sentono protetti, liberi, perché cioè noi praticamente dietro loro lavoriamo per la loro sicurezza, e questo dà loro un senso di fiducia e anche di serenità. Alla fine queste riunioni vengono con una serenità, con una tranquillità, con un'armonia bellissima. Bene. Sai che mi piacerebbe essere una zanzara in una di queste per vedere proprio un po' tutti, credo, no? La parte pilota assolutamente sì. Sì. Lo sogno la mattina alla sera.
Ragazzi, ancora buona serata, benvenuti Valvola Radiolina numero 1 con Andrea Martina fino alle 22. Siamo in linea con una leggenda, Franco Uncini, che abbiamo con noi proprio per fare un bilancio a fine stagione. Franco Uncini, ex pilota, ma soprattutto in questi ultimi anni sul pezzo, cioè responsabile della sicurezza per il motomondiale. Abbiamo parlato poco fa delle sue non vacanze sostanzialmente, sì. Di un bilancio di una stagione con queste riunioni con le safety commission, con i piloti, lui che adesso sta facendo il nonno, lo sentiamo, sì. Romeo in sottofondo, fantastico. Io Franco sì, è vero, sto facendo il nonno a tempo pieno, bellissimo. Ma mi sto divertendo, diciamo che è anche una maniera per rilassarmi. Ma sì, dai. Ma immagino sia fondamentale ogni tanto staccare proprio la spina. Senti, io ti chiederei, visto che comunque le gare le hai seguite, le hai viste tutte, e tra l'altro anche in una posizione privilegiata, così un voto tranchant sui vari piloti, cioè noi ti diciamo un nome e tu ci dai il tuo voto personalissimo da 0 a 10. Per esempio, se ti dico Marquez, Marquez, fammi pensare, 11, direi, forse anche 15, anche se non esiste 11, ma no, incredibile. In effetti Marquez è stato eccezionale, sono diversi anni che è eccezionale, ma quest'anno è stato ancora di più, per cui veramente un pilota fantastico, una gran bella persona anche, perché ti dico, abbiamo modo di interagire, di stare insieme a lui, mm-hmm. nella safety commission, ed è veramente un ragazzo fantastico, devo dire fantastico come tutti gli altri, perché anche gli altri sono tutti piloti eccezionali, infatti ti direi darei 10 a tutti, poi se poi cerchiamo di essere un po' più severi, più cattivi e diamo delle votazioni, ma a tutti i piloti già come comportamento nel safety commission, così davvero tutti darei 10 tutto a tutti. Li adoro tutti quanti, perché sono tutti piloti fantastici, abbiamo veramente un moto mondiale da paura. Senti, per concentrarci sulle note liete della stagione, io ti chiederei Quartararo o Quartararo, che poi qui, sì, anche qui la pronuncia è abbastanza Quartararo, bisogna diamo 10 anche 10, dai, 10 sicuramente, se non 10 è l'ora. È stato incredibile, ragazzi, sì, era un rookie. Esatto. Cioè un rookie. No, fantastico, un gran bel pilota, un gran bel pilota. Sul giro secco poi incredibile, con una moto che, devo dire, la Yamaha in generale, ma sia la Petronas che quella ufficiale, è cresciuta, no? Nella seconda parte della stagione, sì, dopo un inizio, certo, infatti, cioè un po' difficile. Se ti dico Vignales, però, per esempio, dai, il problema, ecco, tieni presente che magari qualche volta la moto, perché quella non è una moto privata, diciamo, è una moto semi-ufficiale, e comunque è una moto dell'anno scorso con degli aggiornamenti, e qualche volta questo potrebbe anche essere meglio della moto ufficiale, perché sai, qualche volta capita che gli ingegneri teoricamente pensano che una cosa funzioni bene, poi praticamente invece diventa una cosa più difficile da pilotare e da, quindi da, sì, sì, vanno in una direzione che poi in realtà si rivela non perfettamente centrata, però, quindi però, spesso, ecco, non voglio sminuire, no ma certo. Fabio ha fatto una stagione eccellente, il suo team altrettanto, per cui 10 ci stanno bene, tutti. Bene. Se ti chiedo Vignales, invece, Yamaha ufficiale, Vignales, io potrei dare forse 9.5, ma solo perché magari è venuto fuori più a fine stagione che inizio stagione. Diciamo, inizio stagione è stato un po' più, forse, però sai, perché dal di fuori è anche difficile valutare così bene. Forse diciamo che la sua Yamaha ha faticato molto all'inizio stagione e a fine stagione è migliorata, però ecco, forse in base a questo qui darei 9.5, quel mezzo punto in meno solo per questo. Senti, alle due Ducati invece, Aldovi e a Petrucci? Ma dove per me è sempre forte. Credo che la Ducati sia un po' più difficile delle altre moto da utilizzare, per cui anche a Dovi, ma guarda, vorrei dare
almeno 9 e mezzo. È come se quest'anno ci fossero, dopo le ultime stagioni in cui c'era stata una lotta in effetti fino alle ultime gare per il titolo, ci si fosse scontrati con delle aspettative che erano molto alte, con una realtà che forse non è andata incontro a quelle aspettative. Se guardi in effetti le statistiche, è stata comunque una stagione positiva. Petrucci ha vinto al Mugello, no? È stato, sì, per esempio, quello un punto esclamativo, no, straordinario. Positivo assolutamente. Però probabilmente loro stessi si aspettavano qualcosina di più, magari dalla moto, vero, di essere, vero, un pochettino però, più competitivi. Sì, credo tutti ce l'aspettavamo forse un pochino di più. Però sai, le gare sono così, non è certo. Non c'è una matematica, non c'è una cosa certa. Per cui alla fine hanno fatto comunque una gran bella stagione, per cui viva ancora Ducati, e siamo tutti contenti e soddisfatti, perché comunque l'hanno fatta da protagonisti. A proposito di Ducati, diciamo team satellite, quindi non ufficiale, Miller, grande stagione, e lo stesso Bagnaia, pur essendo un rookie, guarda, se l'è cavata molto bene. Certo che poi se lo confronti con Quartararo è chiaro, ma è quello, guarda, che è andato sopra. Ma meno di 9 e mezzo non riesco a dare. Ma vedo. Sì, ma da 9 e mezzo a 10. Sta elencando tutti i piloti che mi sento di dire eccezionali. Guarda, in effetti tutti hanno dato il loro massimo. Comunque, e sono stati tutti i grandi protagonisti. Franco Uncini, il professore che tutti avremmo voluto avere a scuola. È vero. Un professore che avremmo tutti di manica larga coi voti, è questo l'importante. Sì, professore perfetto, bravo, Franco. Bravo. Senti Franco, no, allora qui ti costringo ad abbassare un po' il voto, perché il voto è alla stagione, non alla carriera. Lorenzo, per esempio. Ecco, vabbè, adesso Lorenzo, ma Lorenzo darei 10 per la scelta che ha fatto a fine stagione, perché è una scelta coraggiosa. Vero, perché vero, verissimo. Aveva già un contratto in mano per l'anno prossimo, con sicuramente quindi un benefici anche, certo, anche certo. Per cui ha rinunciato a questo anche per un po' avere un, diciamo, un onore, perché ovviamente si è reso conto che non se la sentiva più, certo. E piuttosto che fare un'altra stagione così opaca come quest'anno, ha deciso di smettere. Quindi lui, per l'andamento della stagione, ovviamente qui devo scendere abbastanza di voto. Un pochettino, quindi, sì. Inevitabile. Appena dopo la sufficienza, solo per il fatto che praticamente non c'era proprio come pilota. Poi è stato anche sfortunato, perché in effetti ha avuto tutta la fine stagione, e quindi alza un po' il voto. Però in effetti come pilota qui, insomma, non posso dire che è stato come gli altri. Però ha confermato la sensazione, forse tu che lo conosci meglio ovviamente di noi lo potrai confermare, di essere veramente un personaggio, uno con una personalità fortissima, perché fare la scelta che ha fatto, come hai detto, coraggio, giustamente, con un contratto in mano, dire basta ragazzi, mi fermo, e spiegare le ragioni con quella lucidità alla stampa è stato notevole. Esatto, infatti anche lì in conferenza stampa c'eravamo tutti. Ho visto. Perché ovviamente un campione così c'erano anche tantissimi piloti, per cui anzi la stragrande maggioranza dei piloti, per cui ma vederlo così abbastanza freddo, distaccato, sereno, nel vero, dire le cose, nascondeva un po' la sua emozione, perché i suoi occhi erano lucidi, questo non lo forse si è liberato di un grande peso, no, però in effetti aveva una faccia, un viso, un volto, sì, incredibile, è vero. Veramente, cioè, impressionante, cioè, Ha fatto un grande effetto anche lì. È stato un gran campione anche lì, devo dire la verità. Guarda, senti, a proposito di grandi campioni, non posso non chiederti di Vale, perché è stata una stagione particolare, diciamo non facile, con risultati scarsi. Però ragazzi, cioè, vederlo correre, vederlo divertirsi ancora in quel modo lì, che continua a tenere duro, che continua a pensare al futuro, ha cambiato capomeccanico con quell'entusiasmo, insomma, io non so, tu che impressione hai da dentro? Lui è un'icona, dai, inutile girarci attorno, è un'icona del motociclismo,
e quindi vederlo correre è sempre emozionante, sempre piacevole, e quindi e vedere ancora che la stragrande maggioranza, ma non in Italia, in tutto il mondo, certo. La stragrande maggioranza di pubblico, hai capito, che porta magliette gialle, cappellini gialli con il 46 così, è ancora una cosa meravigliosa, perché, sì, capisci? Non è in Italia. In Italia sarebbe una cosa che uno dice, beh, è scontato. Ci sta, no? Certo, è certo. No, no, è tutto il mondo. Andiamo in Malesia, andiamo, che ne so, in Giappone, così, addirittura dei ragazzi del pubblico con il magari la testa con pochissimi capelli gialli, capelli gialli e poi un 46, ma è impressionante, cioè, siamo sì, in Giappone, è un mito, sicuramente, cioè, sì, certo. 15-16 ore di aereo dall'Italia, eppure l'emozione per Valentino è ancora al 100%. Speriamo che la prossima stagione, con questi cambiamenti all'interno del suo box e con quelli che la Yamaha ha promesso, portino qualche miglioramento, perché la sensazione da fuori sarà che io, come tutti, nutro per lui un affetto, un amore, una riverenza notevole, però la sensazione è che non è che sia bollito, è che effettivamente, cavolo, ci sono stati dei problemi, delle difficoltà sensazione, reali, insomma, la sensazione da fuori è stata questa. Poi non so se in parte perché a lui si è affezionato e quindi è, però è l'entusiasmo che butta sempre dentro e il modo in cui si pone fa ben sperare. Guarda, per il futuro è ancora alla ricerca del suo decimo titolo mondiale. È vero, e ci crede e noi glielo auguriamo tantissimo, che fino in ultimo lui ci prova, continuerà questa ricerca. Senti Franco, ed è una cosa che lo premia tantissimo, gli fa onore a prescindere. Gran bel certo, personaggio. Certo. Senti, ti sei fermato a Valencia per i test o sei tornato subito in Italia? Hai seguito? No, io sono tornato subito in Italia, e anzi veramente sono dovuto andare a Milano per alcuni impegni. Esatto, poi dopo c'erano i test anche ai Reds della Pantera, sì. Però siccome ci doveva andare Loris Capirossi per una serie di test anche di gomme, per cui esserci in due non aveva senso. Perché chiaramente sono test privati, per cui diciamo di meno impegno, quindi a quel punto lì sono stato costantemente in contatto con Loris per questo. No, la cosa bella delle moto, della stagione delle moto, che finisce la stagione e poi il giorno dopo cominciano subito i test e sono già tutti proiettati sulla nuova, anche se in realtà per le gare dovremo aspettare qualche mese, marzo. Il lavoro continuo, anche se per Franco, per Loris e per gli altri è un lavoro continuo, perché poi loro la situazione la devono seguire costantemente. Senti Franco, ti abbiamo già rubato troppo tempo, sei stato gentilissimo, il nostro professore preferito di manica larga. Grazie. Ti vogliamo sempre. Grazie Franco. Per il titolo di professore, laurea ad onore. Ma assolutamente. Dai un abbraccio ciao, grossissimo al piccolo Romeo. E ci sentiamo magari il prossimo anno. Grazie mille Franco. Grazie Franco. Va bene, grazie buon lavoro, grazie a presto. A fantastico. Ciao.